area sicuramente importante sia per la tempistica, quindi a valle di un Consiglio europeo fondamentale per quanto riguarda gli scenari delle prossime settimane e dei prossimi mesi, guardando a Oriente, guardando all'Ucraina, sia perché viene ovviamente prima di una pausa estiva e perché ci sarà a nostro avviso una votazione importante che potrà impattare in maniera positiva o negativa su quello che è lo scenario sul mercato energetico. Quindi il voto sull'obiezione alla proposta per quanto riguarda la tassonomia verde fatta dalla Commissione europea. Se dovesse passare questa obiezione, come noi non speriamo, quindi con l'esclusione del nucleare e del gas, quali elementi, quali fonti di transizione verso le rinnovabili, vedremo di nuovo incrementare in maniera ancora più netta i costi dell'energia per le famiglie, per le piccole e medie imprese, quindi sarebbe un'altra zappata sui piedi che le istituzioni europee si tirano in un momento in cui non possiamo permettercelo, in un momento in cui la Russia sta tagliando le forniture. Non sfugga che già oggi, a causa di scelte sbagliate, passate, legittime, ma purtroppo che si sono rivelate sbagliate di alcuni paesi, l'impatto sui prezzi energetici per la mancanza o la chiusura di alcune centrali nucleari si fa sentire. La Germania è dovuta tornare pochi giorni fa a riaccendere le centrali a carbone, quindi molto più inquinanti di qualsiasi altra fonte energetica. Perché? Perché dal 2010 decise di chiudere le sue centrali nucleari e ad oggi ne rimangono poche aperte. La stessa Francia, che è tradizionalmente una potenza nucleare, che ha investito o comunque che forniva un surplus energetico dal nucleare che aiutava poi le nazioni europee povere di energia, oggi da qualche settimana, da qualche mese, a causa del mancato rinnovamento del parco nucleare, è diventato un importatore netto di energia. Tutto questo scenario ha un impatto sui prezzi, quindi ci aspettiamo pragmatismo da tutti i gruppi e da tutti i deputati in Parlamento europeo, perché in questo momento drammatico davvero non abbiamo bisogno di un ulteriore fardello per famiglie e imprese. Discuteremo anche ovviamente in maniera più generica di quelle che sono le richieste del Parlamento per quanto riguarda un'azione decisa da parte delle istituzioni europee su emergenze attuali, quindi non solo l'energia. Avremo insomma una discussione su quanto è stato deciso dallo scorso Consiglio europeo, e avremo una discussione con la nuova Presidenza del Consiglio dell'Unione, quindi la Presidenza ceca, che ci porterà il suo programma, che non può essere solo un programma ovviamente sui dossier tradizionali o sui dossier ordinari che andranno in lavorazione nel prossimo semestre, ma ci aspettiamo anche una presa di posizione forte e un lavoro forte sulle emergenze sulle quali abbiamo bisogno di risposte immediate. L'altro punto che interessa molto anche all'Italia, anche l'Italia, riguarda il problema della siccità. Di nuovo un'estate torrida come non la vedevamo da tempo, che sta mettendo in ginocchio un settore già colpito da mille difficoltà come è il settore agricolo. Quindi anche su questo ci aspettiamo proposte e risposte concrete da parte delle istituzioni europee. Purtroppo, e questo io lo dirò in aula commentando l'esito dell'ultimo Consiglio europeo, ancora tardiamo a mettere in campo misure per calmierare i prezzi dell'energia, i prezzi del gas. La proposta fatta dal primo ministro italiano già da molte settimane, già da molte riunioni, è sul tavolo. Non possiamo aspettare ulteriormente, altrimenti continueremo in un percorso quasi autodistruttivo. Abbiamo avuto modo di discutere anche nei giorni recenti sull'approccio alle sanzioni da parte delle istituzioni europee, soprattutto in tema di energia. Ne abbiamo discusso
e ci siamo domandati se l'obiettivo delle sanzioni era energetiche era quello di fermare il flusso di denaro che le nazioni europee, che i distributori europei versavano ogni giorno nelle casse della Russia, nelle casse di Vladimir Putin, questo obiettivo chiaramente è fallito, perché ad oggi, grazie all'aumento dei prezzi, grazie ai flussi di denaro sempre maggiori che arrivano alla Russia, la Russia può permettersi di ricattare l'Europa e quindi può permettersi oggi di tagliare le forniture di gas e di mettere in difficoltà, io dico di far fallire preventivamente quello che era il piano emergenziale che la Commissione europea su questo tema ci aveva presentato poco dopo lo scoppio della crisi, quindi quello di avere un certo tasso di riempimento delle riserve per affrontare l'inverno. Oggi probabilmente questo non è più possibile e anche su questo ci aspettiamo velocemente un piano B da parte della Commissione europea e del Consiglio europeo affinché aziende e famiglie possono affrontare, non dico con serenità perché il momento è davvero drammatico, ma con meno preoccupazione quello che è l'autunno e quello che è l'inverno che arriveranno. Quindi insomma ci aspettiamo tanto da questa plenaria, ci aspettiamo pragmatismo e ci aspettiamo un percorso concreto e veloce da parte delle istituzioni europee, Commissione e Consiglio sulle due emergenze, quella energetica che davvero rischia di farci passare un brutto secondo semestre del 2022 e quella ovviamente sulla siccità che sta colpendo l'Italia, che sta colpendo un settore già in grave difficoltà come quello agricolo. Grazie. A posto? Sì. Ottimo, grazie.